So che mi ha chiesto di non tornare, signor Wagner, ma credo che preferirà trattare la questione con me piuttosto che doversela vedere con i federali. Un altro incidente, vero? Non ci credo. La porta era chiusa da dentro. Ogni cosa fa pensare a un suicidio. Ma c'è qualcosa che non torna. Qui c'è qualcosa di molto strano. Io non so più che cosa pensare. Forse questa casa è maledetta. Sto diventando pazzo. Non creda che non l'abbia pensato. È per questo che sono andato dal sacerdote. Sei stato tu a dirgli di venire. Ma come diavolo ti sei permesso? Si deve calmare, senatore. Cercavo solo di aiutare la sua famiglia, mi dispiace. Concentriamoci sul caso. Ha novità di suo padre? La prego di chiamarmi subito se riceve sue notizie. Credo non ci abbia raccontato tutto quello che sa. Giugno 1973, brutta aria. Bella a tutte scimmie volute, sono Rocioco90 e siamo finalmente giunti all'ultimo episodio di Lucius, dove faremo una bella strage e andiamo subito a vedere la prossima vittima. Quindi dobbiamo prendere le scale. Andiamo a uccidere. Uccidiamo tutti quanti qui. Le scale dove erano qui? Ok. Poi da che lato? Da quel lato. Poi. Ho messo nel garage. Qua. Ok, questi crocifissi qui. Ok, la prossima vittima è l'autista, sembrerebbe. Sì, c'ho il cappellino classico dell'autista di macchina. Ciao Lucius. Ciao. Perché non vai a cercare il nastro del mio gruppo? Ci andrei io, ma devo aspettare che arrivi tuo padre. Ok, dobbiamo trovare la musicassetta, che non so dove sia. Vediamo se mi ha aggiornato qualcosa. Perché non mi ha aggiornato niente? Mi dici più o meno dov'è? Hai visto in giro la cassetta? Ok, va bene. Andiamo a vedere un po'. Allora, qui... se non mi ricordo male deve essere sotto questi qui. Andiamo lì. Sì, in quella cassetta, ecco. Ok, andiamo a darle al nostro autista e sentiamo un po' di che musica si tratti. Ciao mamma. Cosa ci sta succedendo? Niente mamma, tra un po' morirai anche tu. A proposito, da qualche parte dovrebbe esserci un nastro del mio gruppo. L'hai visto? Michael? Michael, alzate voi la musica. Devo cercare il modo di far allontanare Will dal garage. Con tutto quello che sta succedendo. Bellissima musica, oh mio Dio. Sì, buonissima musica. Ok, quindi possiamo fare il solito trucco, ragazzi. E cioè quello di prendere il ferro da stiro e buttarlo giù nella lavatrice, così il nostro caro, se riesco a chiudere la lavatrice ovviamente. Ok, perfetto. Cos'era quello? Ok, il nostro caro Will adesso torna lì per aggiustare la lavatrice e noi ne approfitteremo per scogitare l'incidente, per ammazzare Michael. Wow, che meraviglia! Hai già trovato la chiave qui. Croce. Ora è solo nel garage, deve esserci un modo per arrivarci. Ok. Quindi ora dovremmo fare. Prendiamo questo. Nascondiamolo. Prendiamo il fazzoletto qui.
Dai, balla, balla, Michael, fai l'ultimo ballo. Le combiniamo le due cose. Ok. E prendiamo il fazzolettino. Prendiamo il fazzolettino, mettiamo qui. Ora, con il nostro potere di controllare elementi, li facciamo. Ops. Li facciamo utilizzare il fazzolettino. Cosa mi esce scritto? Sono riuscito a far svenire Michael senza che Will se ne accorgesse di nulla. Ora dovrò essere creativo. E infatti la mia creatività mi porterà ad uccidere Michael con i gas di scarico della sua automobile. Quindi prendiamo la telecinesi e accendiamo la macchina. C'è un piccolo problema. Il condotto d'aria mi porta via i gas di scarico, quindi dobbiamo trovare il modo di utilizzare questo. Ciao, ciao. Riesco a far partire la macchina con la gente senza che Will se ne accorga. Il fumo del tubo di scappamento si dissolve. Devo fare qualcosa per evitarlo. E molto semplicemente controlliamo il nostro caro Will. Ho sentito una porta. Perché non mi fa? Non mi fa controllare Will, ragazzi. Vuoi portarmi la chiave a croce per le ruote? È nel magazzino. Sì, solo se... Dovrei portare la chiave a croce, non penso. Non capisco perché non riesco a controllarlo. E allora? Wow, che meraviglia! Mi hai già trovato la chiave a croce. Ah, vuoi la chiave a croce? Ma non è a croce. Ciao! Boh, non capisco, raga. Mi dovrebbe far usare la... Non sapevo perché non mi funzionava il potere. Si sta... Ok, perfetto. E il nostro caro Michael, l'autista, Michael Schumacher, muore. Ok, mi appaiono le fiamme davanti a Will, che non si accorge di nulla. Proprio così, non ho visto niente. Stavo riparando la lavatrice nell'altra stanza. Quando sono tornato, la macchina era in moto e Michael era steso a terra. Mi faccia capire. Mentre lei si trovava nella stanza accanto, l'auto si è messa in moto da sola. No, signore. Non ho sentito assolutamente nulla. La musica era davvero troppo alta e questa è la pura verità. Ma certo, sì. Vedo già la faccia del giudice quando glielo dirò. Dovrà accompagnarmi in commissariato, ma per ora mi aspetti qui per un po' buono e tranquillo. Sì, le cose stanno andando bene. Il detective crede che Will abbia un avvenimento con la morte di Michael. L'hanno ammanettato allo scaffale. Devo agire in fretta prima di poterti ritorno. Sento che i miei poteri sono sempre più forti. Non ha importanza se lui vedrà il mio vero io. Ok. Guarda adesso. Molto semplicemente come morirà Will. Prendiamo il nostro potere telecinesi e apriamo la tannica di benzina che è lì sopra. Ma che diavolo? E dopo prendiamo il nostro potere di onda energetica e via. Brucia. E andiamo via. Prima che arrivano i poliziotti. E ci rovinano la festa. Altro achievement.
Sono riuscito ad uscire senza farmi beccare. I poliziotti sono degli stupidi. E io sono intelligente, Lucius è troppo intelligente, ragazzi. E altra vittima per noi. Guardate quanto è fico. Cos'è successo qui? Sono stato via solo 2 secondi. Ma quello è Will. Merda, non so cosa cazzo ci facciamo qui. Io me ne vado, detective. Non intendo essere il prossimo della lista. Tu non vai da nessuna parte. Avvisa il commissariato. Abbiamo un altro cadavere qui. Bella cena che c'ha Will. Perché siamo ancora qui? Andiamo via subito! Non voglio rimanere qui un altro minuto! Nancy, non dobbiamo essere precipitosi. Ho chiesto aiuto e vedrai... ce la faremo, devi fidarti di me. Continui ad incolpare Lucius, non è così? Hai perso del tutto la testa! Tesoro, devi starmi a sentire. Mi raccomando, stai lontana da Lucius. No, stai tu a sentire me. Io e tuo figlio ce ne andiamo da questa casa. E lo faremo con o senza di te. Quello non è mio figlio. E te lo dimostrerò. Il braccio esecutore. Bene ragazzi, è giunto il momento di uccidere nostra madre, perché sta dando di testa e tra un po' inizierà a dare i numeri. La nostra cara Nancy, il mio presunto padre sospetta di me. Ha discusso con mia madre, ora lei è in giardino mentre lui cerca delle prove contro di me. Spiacente, mammina, è arrivata la tua ora. Allora, dobbiamo escogitare molto gratuitamente questo delitto. Vediamo qui cosa mi è uscito. Nel capannone fuori ci sono un mucchio di cose utili. Le luci non funzionano. Pare che la corrente elettrica non arrivi fin lì. Devo occuparmene. Ok, prima cosa però dobbiamo prenderci e nasconderlo. Dopodiché è uscita un ecco qui, dobbiamo combinare lo sparachiodi con i chiodi. Perfetto. No, non voglio questo. Dobbiamo combinare con questo, mi sa. Ah no, aspettate un attimo. Dobbiamo prima dare energia. E dopodiché possiamo combinarlo con questo. Non è così che va? Ok, comunque vedete che non c'è corrente, quindi dobbiamo andare al quadro elettrico della casa e vedere cosa è successo. Allora andiamo da dietro al bancone qui. Ok, mi sa che era di qui, no? Queste parti neanche. Mi devo ricordare la strada. Ma di là è la libreria, quindi andiamo di qua. Facciamo prima sì di qui. Poi la... le scale dovrebbero essere queste. No, ecco, l'ho trovato.
di qua. Ehi, sono già ancora qui questi due. Nessuno se ne è occupato, vedo. Ok, qui. Però sembra che manchi un fusibile. Qui ci sono delle chiavi. Un oggetto dell'inventario. Che chiavi sono? Dobbiamo trovare il fusibile che è qui. Perfetto. E posizioniamo il fusibile qui. Così. Luce fu. Ok, prendiamo Q. Vediamo cosa ci dice. Ho cambiato il fusibile. Ora dovrebbe esserci corrente nel capannone. Di sicuro alcune delle macchine già funzionano. Nel frattempo il papà ha scoperto il mio nascondiglio. Quindi dobbiamo fare in fretta e ritornare dalla cara mamma. Entriamo nel capannone, prendiamo lo sparacchiudi e combiniamolo con questo. Ok, dopodiché non ci facciamo vedere dalla mamma. Le pont d'Avignon, tutti morirono, morirono. E posizioniamo lo sparacchiudi qui. Nel frattempo verrà il nostro padre e molto semplicemente gli ordineremo. No! No! Sono un idiota! Yeah, yeah, yeah! Sono un idiota! Yeah, yeah, yeah! Vabbè, ragazzi. Può capitare. Le pont d'Avignon, tutti morirono, morirono. Ok ragazzi, lo sto ripetendo perché prima è andata in fallimento. Quindi dovremmo fare tutto quello che ho fatto prima. E cioè prendere lo sparacchiodi, inserire la corrente nel marchingegno e andare a inserire la corrente dal quadro elettrico. Quindi andiamo. Prendiamo il fusibile che avevamo trovato qui. E lo inseriamo qui. Ok, prendiamo le chiavi e andiamo via subito, perché tra poco il nostro padre scoprirà il nostro nascondiglio. Equipaggiamo già lo sparacchiudi. Forza, correre. Ciao mamma, tra poco morirai. Dobbiamo caricare il chiudi con lo sparacchiudi. Lo equipaggiamo e lo carichiamo in aria. Eccoci il nostro padre che trova il ora sarà nostro. Prendi lo sparacchiodi e ammazza la mamma. Nel frattempo, dietro di noi c'è l'ispettore con il suo scagnozzo. Cioè, non se ne accorgono che Lucius sta muovendo una mano fluttuante nell'aria mentre mio padre ammazza mia madre. E lo sparo dritto nel naso.
cioè è uscito dal naso. Ciao mamma e a mai più rivederci. Che cosa ho fatto? No, no, non può essere! Non sono stato io, è stato lui! Lui è l'anticristo! Abbiamo visto tutto, senatore. È finita. La dichiaro in arresto. Le mani di dosso! Stai col bambino, io gli andrò dietro. Chiedo dei rinforzi! E così accadde alla fine. Assistemmo all'omicidio della signora Wagner. Quell'efferato crimine fu perpetrato dal suo stesso marito davanti ai nostri occhi. Riesco ancora a sentire lo sparo della pistola a sparachiodi. Il tempo si fermò per un istante e, improvvisamente, il corpo della moglie di quel demente giaceva al suolo. Quando realizzammo cos'era successo, Wagner era fuggito. Io presi a corrergli dietro, convinto di acciuffare l'assassino, ma mi sfuggì di nuovo. Charles Wagner l'aveva uccisa proprio davanti a noi. E quando tentammo di acciuffarlo, lui si diede alla fuga. Dissi alla gente di prendersi cura del bambino che aveva assistito al terribile omicidio e corsi dietro all'assassino. Stavo per acciuffarlo quando persi il controllo dell'auto ed ebbi quel dannato incidente. Cercai di avvisare i miei colleghi. C'era il pericolo che Wagner tornasse alla villa. Ma non ottenni risposta. Quando alla fine arrivai, il peggio era già accaduto. A tutte le unità, pattugliate il perimetro. Il sospetto cerca di fuggire. Ok, ciao, mi hanno 40 anni. Catturato. Procedete con cautela, potrebbe essere armato e siamo circondati dalle, come vedete, sì, quel Charles dai crocifissi. Chiama anche uno psicologo infantile. Con i potesi che ci sono rimasti, utilizziamo questo. Figliolo, va tutto bene adesso. Ora cerca di calmarti. Sì, sì, quello che si deve calmare è lei. Più vicino che posso spostare per il momento è questo. Diavolo! Lui molto intelligentemente uscirà la pistola. Aspettiamo che carichi e sparerà il crocifissi. Bravo Terence, è un'ottima mira. E infine quest'altro. Perfetto. E adesso prendiamo. Ma è questa? No, questa qui. E rompiamo il ventilatore del soffitto e lo stacchiamo, così da far sgozzare il nostro caro Terence. No, l'ha schivato. Si è proprio stupido e farà una fine stupida. You also aim the head again. Nuovo achievement. E il nostro Lucius diventa sempre più forte. Premiamo. Oh, Lucius, Lucius. Ti senti potente, vero? Siamo finalmente giunti all'atto finale del gioco. Dove manderemo a fuoco tutta la casa. E ci sarà una lotta. È giunta la fine.
attento ai preti, perché se mi catturano mi ammazzano con un colpo. Giovane spirito maligno, ti ordino di lasciare in pace questo bambino. Via, via. Non mi avrei mai. Il potere di Cristo. Vattene, spirito maligno. Oh, vattene tu. Un salto via e anche due. Ok, abbiamo ammazzato un prete e due preti. Molto perfettamente ce ne andiamo con lo slow motion camminando, calpestando i corpi dei due preti che ardono vivi. Ciao ciao, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ora andiamo a cercare il nostro papino. Attenzione come scavalca le scale e stiamo faccia a faccia con Lucius. Molto intelligentemente e astutamente il padre vuole lottare il filo del diavolo con un estintore che gli permetterà di non bruciarlo praticamente. Ok, dobbiamo cercare di farvi cadere la colonna addosso. Ricorda il potere di Cristo che lo impone. Sarà difficilissimo, ragazzi, perché il padre è molto veloce. Non mi fai paura. Dai. Non mi fa niente. Ritorna al fuoco dell'inferno. Il potere di Cristo te lo impone. Non mi fai paura. Vediamo. Forza, 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 forza. Non mi fai paura. Ci sono. Dai. Ci sono. Benissimo, ragazzi. Abbiamo ammazzato anche il padre di Lucius. Abbiamo ammazzato tutti nella famiglia, è rimasto solo l'ispettore. E con questa cinematic, sono dislessico, finisce Lucius, questi sono i titoli di coda e nient'altro, vi lascerò i titoli di coda finché non termineranno. E vi ricordo che io sono Rocioc90. Questo è stato il mio gameplay per quanto riguarda il gioco indie Lucius, molto realizzato, veramente realizzato molto bene. E nient'altro, ragazzi, mettete un commento, condividete il video e se vi piace mettete un mi piace. Alla prossima con un altro gameplay da parte di Rocioc90. Ciao!